knock on that door so you can get in, and don't mind the time, forget all that's been. Il video di oggi non ha molto senso, o meglio, un senso ce l'ha, però bisognerebbe ricercarlo dopo un corso di tarocchi. E voglio chiarire il concetto di coppia complementare, dato che in un altro video che ho girato qualche giorno fa ho detto riguardo la papessa e il papa che erano una coppia complementare. All'interno dei tarocchi ogni carta entra in risonanza con un'altra carta, così che un arcano entrerà sempre in risonanza con tutti i restanti del mazzo. Alcune coppie vengono chiamate appunto coppie complementari. Ma che vuol dire coppia complementare? Una coppia è definita complementare quando un elemento all'interno della coppia va a complementare un altro elemento all'interno della coppia. Le coppie complementari sono tra le più semplici che puoi capire, dato che non c'è bisogno di aver studiato i tarocchi per capire quando appunto è complementare. Difatti, pur non conoscendo nulla del simbolismo, se io come l'altra volta dicessi papessa, tu saresti in grado di associarla al papa, dato che la complementarietà verte anche su questioni di puro nozionismo. Un po' come se stessi guardando una serie televisiva che parla, non lo so, di un re. È normale che il re lo accoppia alla regina e non a una cortigiana. Facciamo un esempio per vedere se hai capito quello che sto cercando di dirti. Se ti dicessi che esiste un arcano che si chiama l'imperatrice, ebbene, per formare una coppia complementare, a quale controparte maschile la vai ad associare? Risposta A, il bagatto. Risposta B, l'imperatore. Risposta C, il carro. Risposta D, l'eremita. Ebbene, la risposta è B, l'imperatore, proprio perché imperatrice, imperatore. Ti ricordi l'esempio appena fatto? Re, regina. Se probabilmente hai dato come risposta bagatto, oppure carro, oppure eremita, ti consiglio di lasciar stare lo studio dei tarocchi. È ovvio che esiste anche una questione simbolica da affrontare per rendere una coppia complementare, però, torno a ripetere, non devi aver studiato i tarocchi per capire quando una coppia è complementare. Così come se ti dicessi luna, è normale che ti viene in mente il sole come controparte. In questo caso non sono realmente due personaggi, ma su via, alla luna associeresti il sole, mica esempio la forza, dato che non c'è nessun motivo reale apparente. Dunque, ti torno a ripetere che le coppie complementari sono quelle coppie formate da due elementi che interagiscono e le loro energie diventano complementari. Certo, all'interno di una lettura sarà di fondamentale importanza studiare le coppie complementari, ma anche tutte le restanti coppie e le relazioni che si formano nei duo o nell'incontro fra due carte. Da qui parte il vero studio dei tarocchi di Marsiglia.